that. Bene, ci impiccheranno. Giorgio si è stancato delle nostre scorrerie. Chi è quel tipaccio? È il capitano Woods Rogers. Non ci tengo a trovarmelo davanti. Vogliamo conferire con gli uomini che si proclamano governatori dell'isola. Charles Vane, Ben Hornigold e Ed Touch. Venite avanti, per favore. Saranno qui per il perdono del re. Che diavolo vuole fare, Hornigold? Ed, coniglio! Che staranno combinando? Sono lieto della vostra decisione, capitano Hornigold. Temevo che un incontro sarebbe stato arduo. Non scambiate il decoro per deferenza, governatore. Voglio sentire che avete da dire. Dopodiché deciderò in merito. Molto bene. È ben più di quanto mi aspettassi da un vero pirata. Prometto un trattamento equo a chi è stato. Aspettate un momento, governatore Rogers. Questi ladri non rispettano alcun patto. Calma, Commodoro Chamberlain. Ho promesso al capitano Hornigold un trattamento equo. Non vi servirà a niente. Uomini come lui macchiano la reputazione del re. Sono un cancro che affligge il nuovo mondo. Dobbiamo impiccarli tutti. Ecco la verità. È la piazza principale? Quanto c'è di più simile qui? Incredibile. Porca lurida come un canino. Capitano Hornigold, chiamate i vostri uomini. Rackham, Bane, il governatore vi vuole. Portate anche Burgess e Cochran. Non ha agito in modo efficace per risolvere la situazione. Ogni suo tentativo è fallito. Attenzione a ciò che dite del re. Siete qui per servire. Ho i miei mezzi e mi aspetto che eseguiate ogni mio ordine. Quanti? Fate largo agli emissari del re. Datevi di mezzo, bastardi! Via! Il nostro scopo ora è trattare con i capi di questa comunità. Tutti gli altri possono tornare ai loro normali affari. Forza! Via! Via! Commodoro Chamberlain, fate in modo che tutti i mercanti, muratori e carpentieri siano radunati e condotti da me nel pomeriggio. Dobbiamo cercare di riparare questa fortezza. Dobbiamo confiscare le armi, governatore, per mandare ai pirati un messaggio molto chiaro, che gli emissari del re sono gente da rispettare. Non voglio causare alcun malumore, Commodoro. E anche se sono armati, li superiamo in numero, e di molto. La persuasione è un'arma lenta, ma assai efficace. Salve, governatore! Dovremmo affondare ogni nave che non batte bandiere. Ogni altro progetto minerebbe la nostra autorità. Silenzio! Ora sono io il governatore qui, secondo il volere del re, e sarò io a decidere come più mi aggrada. Mi sono spiegato, signore? Sì, certo. I vostri ordini sono cristallini. Sono gli ordini, Commodoro. Siamo pronti. Il governatore Rogers vuole trasformare queste scimmie in uomo. Ma io no. Torna al tuo posto e aspetta gli ordini.
He's in my sight. Pertanto stabiliamo e dichiariamo che nel caso in cui si debba entrare ora o entro il 5 di settembre dell'anno domini 1718 si arrenderanno singolarmente o insieme a uno qualsiasi dei segretari di Stato di Gran Bretagna e Irlanda o a qualsiasi governatore o vice governatore presso i domini di oltreoceano pirata o i pirati che spontaneamente si arrenderanno come stabilito avranno il nostro regale perdono per loro stessi e per qualunque atto di pirateria da loro commesso entro e non oltre la data del 5 gennaio ultimo scorso e altresì diamo mandato a tutti i nostri ammiragli, capitani e ufficiali della Regia Marina così come a tutti i governatori, comandanti in capo di porti, castelli e altri presidi dei nostri domini, nonché a tutti i pubblici ufficiali e ai militari, a perseguire e arrestare i suddetti pirati qualora questi ultimi si rifiutassero di arrendersi spontaneamente come stabilito. Help! No! Help me, damn it! Thank you.
Don't shake us that way! Wait, go behind your eyes. Boost your bomb pot. Quick, over there! Prego di scegliere la retta via, signori, e di accettare il perdono del re con tutto il vostro cuore. Perché fino ad allora sarete tutti confinati qui a Nassau. Sono spiacente, ma al confronto di un processo, il perdono è la miglior cosa. Il governatore è fin troppo generoso, Manigold.
Questo è il messaggio. Accettate subito il perdono del re, altrimenti raderemo al suolo questa città e vi appenderemo per il collo. Calma, Commodoro Chamberlain. Siamo messaggeri, non giustizieri. Non ancora. Grazie, signore. Che Dio vi protegga. Consideriamolo un colpo di fortuna, amici. Accettiamo il perdono del re e salviamo la dignità che ci resta. Diavolo! Meglio la forca che arrendermi a quel verme! Pensaci bene, Dave. Abbiamo avuto un'opportunità qui, l'occasione di partire da zero e dare vita a un governo libero nelle mani di uomini liberi. Ma in 2 anni l'abbiamo gettata via. Non farò di nuovo quest'errore. Dice la verità e voi non lo capite. Adieu, stupidi ubriaconi cenciosi. Ci si vede sulla forca. Morirete tutti! Bastardi! Datemi da bere. Angelos, raise the alarm!